Buongiorno a tutti, grazie, grazie per l'invito. Permettetemi di salutare il presidente di Remind, Paolo Crisafi, per questo invito, la ministra al lavoro e alle politiche sociali, Nunzia Catalfo, il vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, il sottosegretario all'ambiente e alla tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut, il direttore della Fiera Mondiale Immobiliare MIPIM, Filippo Rean, il professor Giovanni Tria e tutti i rappresentanti di vertice delle varie istituzioni, associazioni, società e tutti gli operatori del settore presenti a questo prestigioso think tank. Sono molto contenta di partecipare perché abbiamo bisogno di spazi dove confrontarci tra istituzioni, imprese, operatori e professionisti del settore su un tema quale quello della filiera immobiliare che deve essere posto al centro delle nostre agende politiche e per quanto mi riguarda al centro dell'agenda urbana, soprattutto perché può essere un settore davvero di svolta, tanto più che in questo momento la sfida che ci troviamo tutti a dover affrontare e per me vincere è quella dell'attrazione degli investimenti, possibilmente anche investimenti stranieri, perché in realtà l'Italia, come tanti altri paesi, dopo il Covid ha subito un impatto importantissimo e drammatico dal punto di vista economico e dobbiamo assolutamente rilanciare le nostre aziende e il nostro territorio. Ora, non è un caso che evidentemente prima del Covid noi stavamo organizzando la nostra partecipazione al MIPIM, questa fiera mondiale dell'immobiliare che sarebbe dovuta tenere a Cannes l'anno scorso, quest'anno, scusatemi, nel mese di marzo. Purtroppo abbiamo dovuto rinviare tutto. Ciò non di meno andiamo avanti nella realizzazione dei nostri programmi e nella concretizzazione delle sinergie che abbiamo avviato già da tempo. Io ritengo, come tutti sapete, Roma è sicuramente una capitale con molte problematicità, ma dietro a ogni problema, dietro ogni criticità, in realtà si nascondono opportunità e potenzialità che vogliamo sviluppare. Roma deve poter fare finalmente da traino per lo sviluppo del nostro paese. Ed è per questo che noi stiamo strutturando la nostra azione su obiettivi prevalentemente di medio e lungo periodo, sulla prospettiva sinergica con altre istituzioni e con comparti produttivi della nostra città e del nostro paese e non solo, ma soprattutto in un'ottica di messa a sistema. Voglio solo raccontarvi oggi dove sono. Sono a Flumeri, vicino Avellino, e sono venuta a vedere uno stabilimento di una importantissima azienda italiana che produce autobus, Industria Italiana Autobus, che fino all'anno scorso aveva tutti gli operai in cassa integrazione da oltre 7 anni, perché i comuni, che erano i principali committenti, da tempo non ordinavano più bus. Ebbene, noi, salvando ATAC, che è la nostra azienda di trasporto pubblico, con un'operazione anche molto complessa di concordato in continuità, abbiamo ricominciato non solo a far girare i conti dell'azienda, ma abbiamo ordinato nuovi autobus. A partire dall'anno scorso ne sono arrivati 227, quest'anno 328, tutti vinti da Industria Italiana Autobus, che aveva partecipato a una gara Consip, e con questo questa azienda è ripartita, ha richiamato tutti gli impiegati dalla cassa integrazione e da quest'anno sta assumendo nuovi operai, nuovi ingegneri, nuovi professionisti, così come anche ATAC sta assumendo. Allora, quando ci si mette insieme, si creano sinergie, ripartono dei settori veri e propri. E qui a Flumeri, ripartendo l'azienda, è ripartita anche la catena dell'indotto, quindi la comunità sta rinascendo. Capite quanto in realtà tutto questo sia significativo per dire che noi abbiamo delle potenzialità enormi che dobbiamo imparare a sfruttare e valorizzare meglio. Ora, quali possono essere, a mio avviso, un po' le tre parole chiave? Da un certo punto di vista l'Italia deve diventare a livello internazionale molto più competitiva, dobbiamo aprirci al mondo, forse lo siamo stati un po' poco ed è ora chiaramente di far vedere quali sono le nostre potenzialità e le nostre tipicità che non vanno assolutamente negate ma valorizzate. Ancora, i comuni possono essere un perno fondamentale del rilancio, anche perché a livello di investitori, come investitore pubblico, siamo comunque delle realtà importanti. È evidente che tutto questo deve essere fatto in sinergia con i privati, perché i privati possono davvero portare valore alle nostre città, ai nostri comuni, al nostro territorio. Per far questo abbiamo bisogno però di risorse stabili e certe, di un sistema normativo che sia prevalentemente semplice.
semplice e chiaro, perché la complessità normativa come quella che ci ha accompagnato in tutti questi anni non aiuta minimamente gli investimenti privati e gli investitori privati, soprattutto gli stranieri che, spaventati da una complessità come quella italiana, tendono, come dire, a deviare verso altri paesi. Noi chiaramente non possiamo permetterci questo, dobbiamo anzi provare a rilanciare, e devo dire che con il decreto semplificazioni, che arriva evidentemente all'esito di un periodo molto drammatico, però questa tendenza può essere davvero invertita. Per quanto riguarda la filiera immobiliare, noi è da tempo che stiamo dicendo, in una città come Roma, una città che non ha un'alta densità abitativa, piuttosto si è estesa in maniera capillare su tutto il territorio, forse parlare di altro consumo di suolo, sic et simpliciter, direi che è, non è la parola giusta. Noi invece dobbiamo puntare alla rigenerazione urbana. Per fare questo dobbiamo concentrarci su quelle che sono le criticità, ecco, del nostro territorio. Vorrei dire che l'anno scorso, agganciandoci al bando internazionale Reinventing Cities del C40, abbiamo voluto sottoporre appunto a questo bando ben 5 compendi immobiliari abbandonati, per i quali abbiamo individuato delle possibili funzioni, in accordo anche con la cittadinanza, che poi deve vivere questi ambienti e quindi deve riuscire a integrare la nuova funzione di questi compendi abbandonati all'interno di un regime di vita ordinario. E tutto questo coniugato ovviamente con una sostenibilità economica del progetto di sviluppo, perché evidentemente gli imprenditori devono coniugare le due cose. Ebbene, della settimana scorsa, mi sembra, la chiusura di questo bando, su 5 compendi sono arrivati ben 26 proposte, il che vuol dire che le nostre idee sono state apprezzate, ci sono degli ottimi margini di lavoro. E adesso andremo a valutare e poi valorizzare queste singole proposte, proprio per andare a incidere su zone esistenti, già costruite, che debbono essere rigenerate. Quindi la rigenerazione diventa un po' la nostra parola chiave, ovviamente in chiave green, in chiave emissioni zero, perché no, possiamo, ormai abbiamo la tecnologia tale per iniziare a far sì che i nostri nuovi compendi immobiliari diventino anche dei produttori di energia, e quindi si possa parlare e si possano applicare concetti come quello del peer-to-peer per quanto riguarda la parte energetica. Insomma, io credo che le tecnologie siano pronte per farci fare un salto in avanti anche dal punto di vista immobiliare, e il comune, i comuni, gli enti locali da questo punto di vista possono essere un grande motore di investimenti e di sviluppo. Non a caso stiamo chiedendo, ovviamente dopo il Covid, di avere quantomeno il ristoro di tutte le minori entrate, le extra spese che abbiamo avuto, proprio per far ripartire l'economia, perché noi, trovandoci a contatto con i nostri cittadini, a contatto con le nostre imprese, siamo sostanzialmente il primo filtro e possiamo far atterrare a terra investimenti importanti, possiamo appunto, supportati da fondi e con procedure semplici, davvero far ripartire interi settori. Quindi noi come comuni ci candidiamo. Io devo dire che ho provato per anni a portare avanti una battaglia anche molto importante, che è quella dei poteri speciali per Roma Capitale, per mettermi al passo e per mettere questa città al passo delle altre grandi capitali straniere e capitali europee, che non a caso hanno dei regimi particolari e dei regimi speciali, proprio perché la capitale faccia da traino. Ad oggi devo dire che purtroppo non sono riuscita a stimolare il Parlamento e il Governo nel modo giusto, ma non mi fermo, nel senso che una capitale non può non avere dei poteri speciali, anche per quanto riguarda proprio la capacità di investimento e l'immediatezza di questi investimenti. Immaginiamo una capitale che possa essere, ad esempio, possa lanciare dei progetti pilota nello sviluppo sostenibile, progetti pilota nell'economia green. Ebbene, una capitale che in realtà traina tutto il paese. Questo io credo sia un tema, una battaglia che dobbiamo portare avanti insieme, come anche un'altra parola chiave che abbiamo imparato a conoscere peraltro molto bene proprio in questi ultimi mesi è la resilienza, questa capacità adattativa e di adattamento che gli organismi, o nel nostro caso le città, debbono necessariamente mostrare. Ci siamo trovati tutti davanti a una sfida che mai ci saremmo immaginati, e le nostre città hanno dimostrato di essere resilienti, di sapersi adattare. Questo perché i cittadini hanno in qualche modo rispettato delle regole molto molto dure, ma in vista di, io auspico di no, ma in vista di eventuali recrudescenze, le nostre città sono adatte
a intercettare questa tipologia di criticità. Per esempio, abbiamo visto che una delle sfide più grandi e più difficili è stato quello di mantenere le persone dentro casa. Ebbene, nel corso degli anni noi abbiamo sviluppato nelle nostre città sempre più delle abitazioni un po' simili ad alveari. Ora ci stiamo rendendo conto come sono state meglio quelle persone che avevano invece delle case e delle abitazioni più ampie con degli spazi esterni, perché dovendo rimanere costretti in casa hanno comunque avuto la possibilità di avere uno sfogo, come sono state più fortunate quelle persone che non vivevano in quartieri dormitorio, ma in quartieri dove comunque c'era un minimo di filiera, quella che poteva essere aperta, quantomeno nonostante le regole del Covid, e quindi in pochi minuti riuscivano ad approvvigionarsi di ciò di cui avevano bisogno. Non a caso la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha lanciato l'idea qualche mese fa della Ville de 15 minutes, della città dei 15 minuti, dove tutto è a portata di mano e tutto può essere fatto senza doversi spostare da una parte all'altra delle nostre città. In una città estesa come Roma, voi capite che riorganizzare la vita della città all'interno di un perimetro che possa essere raggiunto in 15-20 minuti, diciamo anche mezz'ora, dai suoi abitanti significa ripensare completamente la nostra città. E noi per farlo, per esempio, da qualche tempo abbiamo iniziato a immaginare il fulcro della città spostato sul tema della mobilità. Ecco, a Roma la mobilità è un tema molto importante, perché a differenza di altre grandi capitali, Roma è sì molto estesa, ma non può godere di una rete metropolitana capillare, come invece possiamo pensare quando ci viene in mente Londra o Parigi o Mosca o Madrid o Barcellona, per nominarne qualcuna. Ebbene, Roma ha un sottosuolo molto ricco di preesistenze che fa parte del nostro patrimonio e della nostra peculiarità. Non a caso la stazione San Giovanni della metro C, aperta da poco, è una stazione museo, come saranno anche sicuramente la stazione Colosseo, la stazione dell'Ambaradan, perché scavando abbiamo trovato delle preesistenze, una villa romana, una caserma, e quindi tutto questo andrà integrato. Nel frattempo, nel nostro piano urbano della mobilità sostenibile che abbiamo approvato l'anno scorso, oltre all'integrazione delle linee metropolitane, che però, ripeto, in una realtà come Roma non può essere immaginata come un obiettivo di breve termine, ma sarà un obiettivo a lungo termine, almeno 10 anni, e abbiamo immaginato il completamento della linea C, nonché il completamento e il prolungamento della B, della B1 e la realizzazione della quarta metro, la linea D. Abbiamo puntato molto invece sulle infrastrutture, sempre su ferro ma di superficie, quindi vogliamo invertire quella tendenza che c'è stata a partire dagli anni 60, anni nei quali a Roma c'era una rete di tram di circa 400 chilometri e poi piano piano, per far posto alla mobilità privata, alle auto, questa rete è stata smantellata. Noi adesso stiamo invertendo la rotta, puntando di nuovo molto sui tram, sulla mobilità in sharing, su tutta una serie di altre tipologie di mobilità, e quelle che ci chiedono i cittadini, e che peraltro adesso dopo il Covid è diventata centrale, la mobilità dolce, perché è individuale, quindi in qualche modo limita le occasioni di contagio e allo stesso tempo non impatta negativamente sulla nostra città. Quindi noi abbiamo un piano di mobilità che abbiamo voluto strutturare intorno e all'interno della nostra città, andando a valorizzare quelli che sono dei compendi già esistenti e intorno ai quali dobbiamo peraltro sviluppare e ulteriormente densificare, in un senso però di ecosostenibilità, ecocompatibilità, della nostra città. Quindi andare a sviluppare i nodi della metropolitana, i nodi ferroviari, i nodi tranviari, proprio perché una città che si è sviluppata in maniera un po' spontanea deve essere riorganizzata in maniera intelligente, andando a prendere il buono che c'è, cercando di valorizzarlo, ristrutturandolo intorno alla persona umana, intorno all'ambiente. Ecco, questa è un po' la sfida più grande che ci stiamo trovando ad affrontare, e devo dire che ripeto, in questo momento la tecnologia è tale e tanta da consentirci un vero e proprio cambio di passo. Del resto, da quando abbiamo rimesso anche un po' in ordine i bilanci, noi continuiamo ad avere, per fortuna, un livello molto alto di investimenti. Parliamo di oltre 1 miliardo e 200 milioni di investimenti di euro l'anno, che stiamo iniziando a scaricare a terra, sia attraverso opere
che possono sembrare di base, ma non sono banali, come il rifacimento delle strade o anche come il rifacimento di tutti i sottoservizi, la manutenzione dei ponti, tutte le nostre infrastrutture viarie, e adesso stiamo iniziando a concentrarci sul patrimonio immobiliare. Quindi in maniera, come dire, come con cerchi concentrici stiamo iniziando a mettere in terra oltre 1 miliardo di investimenti sulla nostra città. Ecco, se riuscissimo a fare questo in un'ottica sinergica, io credo che la capitale del paese potrebbe davvero ripartire e diventare un fulcro, un centro attrattore di investimenti per il nostro paese.